Buonasera a tutti, parliamo di elezioni amministrative, ne parliamo con Ugo Farello e con tutti gli assessori da lui designati. Sono qui in studio, una trasmissione Buonasera. abbastanza popolata, speriamo movimentata e felice, perché oggi abbiamo detto saremo buoni con tutti. Allora Ugo, grazie per questa partecipazione, se mi permetti presento anche gli Grazie a altri voi. ospiti, Maria Alessandra Costantino, a sinistra, si interesserà di partecipati, poi Annalisa Giampino, invece governo del territorio e beni Comuni. comuni, poi Aldo Penna si interesserà del verde della città, mentre Alessandro Cacciato, innovazione politiche giovanili, e Adriano Varrica, ambiente. Quindi grazie a tutti per questa partecipazione. Un invito diverso da tutti gli altri, non so se lo avete gradito, ma io ritengo che i cittadini che vi andranno a votare o che ancora sono incerti e dovranno decidere, debbano conoscere non solo il candidato sindaco che ormai viene invitato da tutta la televisione, ormai avete bucato tutti i video, vi siete bucati pure voi in tutti i Non esageriamo. e quindi però è opportuno che si conoscano anche gli altri assessori. Sono contento soprattutto che ci sia Aldo Penna, di cui non posso che parlare bene, quindi che ne pensi? Dimmi tu. No, io sono contento e ti ringrazio per questo invito, anche perché è proprio il nostro percorso. Cioè, il nostro percorso dall'inizio ad ora Sì, è partecipazione, stato sempre partecipazione. un percorso in cui, sì, è vero, io ho l'onore e l'onere di essere il candidato primo cittadino del Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle sta proponendo alla città un modello diverso rispetto a quelli che finora si sono realizzati. Cioè un modello dove non esistono deleghe in bianco, dove non esiste un uomo solo al comando, esiste un uomo che sarà il coordinatore di una squadra, ma si è costruita fra i cittadini già un gruppo, un percorso collettivo e si sta già costruendo una squadra di governo formata da persone che hanno un'assoluta competenza, esperienza nel ramo di riferimento e che sono pronti a mettersi in gioco attraverso questo percorso che è un percorso di Ecco, ma innovazione. come li hai scelti? Dico. E come li ho scelti? Li abbiamo Perché? scelti Dico, anche come sono questo. stati scelti? Sono Non stati c'è stata scelti una attraverso. votazione? È Non lo stato, siamo, so. sono stati scelti attraverso un percorso che definirei naturale, che è nato dalla redazione di questo, che è il nostro programma, la nostra mappa felice per la città, cioè un programma partecipato che adesso ci copiano tutti e siamo anche Queste contenti, siamo non anche. devi bruciare le domande che ti ho Siamo anche portato. contenti di questo, significa che le nostre idee non solo piacciono, ma sono anche concrete e realizzabili. E questo percorso di costruzione di questo programma ha visto ciascuno di loro parte attiva, partecipanti alla redazione di questo programma. Quindi, nel momento in cui abbiamo dovuto individuare alcune figure assessoriali, l'individuazione di questa è stato un percorso direi quasi naturale, spontaneo. Senti, abbiamo fatto sedere le signore in prima fila perché noi diamo massima importanza al ruolo della donna e soprattutto mettiamo in evidenza che c'è questa possibilità del doppio voto di genere di cui si parla onestamente poco. Poco. Io però ne parlo sempre, dico sempre votate le donne in ogni caso, anche perché non togliamo niente agli uomini, soprattutto si rischia solo di perdere la possibilità di votare. Posso dirti solo una Certo, cosa su no, no. questo? Laddove l'obbligo di genere non c'era, i nostri competitori hanno presentato nelle circoscrizioni 8 presidenti maschi, sia l'uno che l'altro, mentre noi, proprio laddove non c'era l'obbligo di genere, abbiamo presentato 4 presidenti, candidati presidenti donne e 4 candidati presidenti uomini. E il percorso anche qui è stato assolutamente spontaneo, perché la presenza, diciamo, delle donne nella nostra squadra, nel nostro percorso, è una presenza non imposta dalla legge, ma naturale. Allora, però E quindi ho dobbiamo fare finito, parlare. infatti. Allora, Annalisa Giampino, governo del territorio, beni comuni. Però non mi interessa parlare di Buongiorno. questo. Io vorrei parlare appunto dell'apporto che possono dare le donne, poi per carità, vi ho detto di tutto quello che volete perché questa deve essere una trasmissione che deve spingere a votare per Ugo Farello, perché questo spazio viene concesso Certo. appunto ai candidati sindaci che in questo caso è supportato dalla vostra illustre e ben gradita presenza. Allora, per quanto riguarda il programma di Ugo Forello, in realtà quello che mi ha spinto da studioso, perché io comunque sono un ricercatore universitario, quindi attento osservatore, però dall'altra parte, da un osservatore privilegiato sulla città, è proprio la visione che aveva sulla città, un modo diverso anche di interpretare le periferie.
che sono al centro del programma del governo del territorio, del programma del candidato sindaco, e che è un'attenzione che non si limita a colmare quella che è la distanza fisica attraverso quelli che possono essere il problema dei collegamenti attraverso il tram di queste parti di città, ma in realtà era molto più attento a colmare quella che è una distanza psicologica che oggi separa il centro città da quelle che sono considerati da tutte altra cosa, spazi distanti. Allo stesso tempo la mia adesione nasce anche dal fatto che ha accettato, ha condiviso quella che è una visione completamente diversa. La dizione stessa lo dice, governo del territorio. Ampliamo lo sguardo perché oggi Palermo si candida a essere città metropolitana, quindi non può più fermarsi e limitarsi a quella che è la dimensione locale, ma deve anche pensare a quella che è proprio la sua naturale vocazione di città metropolitana. E in questo senso proprio le periferie diventano parti fondamentali di questo sistema metropolitano, perché non sono più intorno a un centro, ma diventano a questo punto centrali rispetto a un sistema metropolitano. Il che significa anche che consente questo tipo di visione di ripensarne anche la vocazione. Pensiamo ad esempio a Carini, al fatto che si sta creando il polo RIMED di alta specializzazione scientifica nella ricerca sanitaria, e allora probabilmente in questo senso la periferia nord di Palermo diventa altro, diventa baricentrica rispetto a altri poli. Quindi questa visione sicuramente è stata una delle principali motivazioni che mi ha spinto ad aderire a questo programma. Perfetto, allora invece Maria Alessandra Costantino si interessa di partecipare, quindi un bel regalo che Ugo Farello le ha voluto fare, anche perché le partecipate stanno tutte fare. Bene, godono, ottima esatto. Io onestamente non ho capito più nulla, quindi rinuncio a dare giudizi. Sì, accetto tutto quello che mi dicono. È stato proprio questo, la curiosità di capire come mai si dice che va tutto bene, che sono state risanate, e invece i numeri dicono tutt'altro, la qualità dei servizi numero. Dicono tutt'altro, perché sappiamo benissimo quali sono le decisioni di Amat. La qualità la possiamo constatare tutti, i numeri purtroppo sì, i numeri, dei sì, sono... Se diamo qualche numero così sì, esatto. Amat viene da anni da una situazione molto difficile. Nel primo trimestre si registrano ulteriori perdite di esercizio, ma quello che è ancora più preoccupante sono le perdite di tipo gestionale, quindi è chiaro che bisogna intervenire in una riorganizzazione delle risorse. Sì, è a livello proprio strutturale. Si pensava appunto con la ZTL di risolvere il problema Amat, ma ahimè, hanno fatto anche lì i conti maluccio, perché prevedevano un introito di 30 milioni di euro l'anno e poi adesso si è ridimensionata a 2 milioni e mezzo, per cui chiaramente quella non poteva essere la soluzione per Amat, ma non poteva essere comunque a prescindere dalla ZTL, perché bisogna intervenire proprio a livello strutturale al fine di valorizzare sicuramente le risorse, migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, ma migliorare anche la qualità di vita lavorativa dei dipendenti in generale delle partecipate, perché se ne parla poco, ma bisogna metterli in condizioni di lavorare bene per rendere al meglio il lavoro. E si parla, cioè, il sindaco uscente parla del, si pregia insomma del riconoscimento ricevuto dalla Corte dei Conti in merito al risanamento delle partecipate, però vorrei ricordare che le partecipate, alcune sono neocostituite, quindi il RAP viene da... la valutazione triennale. Sì, esatto, e viene dall'AMIA, insomma, il disastro AMIA. Ognuno può dire tutto quello che vuole, siamo noi a dover dimostrare sì, che non è così. Esatto. Dobbiamo fare dire però ad Ugo una cosa che mi ha particolarmente colpito, sempre nell'ottica di questo ragionamento che si fa. Che cos'è questa mappa della felicità? Che a me mi piacciono queste cose. La mappa per una Palermo felice è il nostro programma, le nostre linee programmatiche che abbiamo presentato già da diversi mesi, da un paio di mesi alla città. Non mi dire le cose che sono contro, non li voglio sapere. Perché dobbiamo capire chi è veramente Ugo Farello. Guarda, cioè, il problema cosa vuole rappresentare per la città? Ma noi, io voglio rappresentare, qual è il sentimento io, veramente io che voglio ti rappresentare per la città una nuova opportunità per i cittadini.
cittadini palermitani di riappropriarsi di una gestione di una cosa pubblica che per anni, di cui per anni non si sono interessati. Il problema è risaputo, lo conosci anche bene tu, ormai girando per Palermo trovi tantissime persone che non credono più nella politica, che sono disilluse e non credono che le cose possano migliorare. Allora noi dobbiamo, e quindi sono sfiduciate, quindi ecco perché noi puntiamo anche su un approccio che è empatico con la gente. Abbiamo parlato più volte della politica dell'empatia. Sai che significa politica dell'empatia? Significa il fatto che ormai i politici di oggi, ma lo vedi anche nel sindaco uscente, che ci racconta una favola che i cittadini palermitani non vedono, cioè non riesce più a immedesimarsi, a mettersi nelle condizioni dei cittadini. Cosa significa essere un cittadino normale a Palermo, con i problemi di tutti i giorni? C'è un problema proprio di immedesimazione. Allora noi dobbiamo riattivare un'empatia con i cittadini, comprendendo quali sono le dinamiche e i problemi che loro vivono, e noi siamo cittadini e le sappiamo bene, e cercando di individuare le possibili soluzioni per tornare ad essere una città che sulla carta avrebbe tutto per essere felice, ma purtroppo in questo momento non lo è, valorizzando quell'enorme patrimonio che ha nel suo territorio, tra la sua gente, nelle sue tradizioni, nelle sue ovviamente potenzialità, nelle sue capacità anche di innovazione che ci sono tra i giovani palermitani, che purtroppo spesso sono costretti ad andare fuori e fare la ricchezza e la fortuna di altri paesi piuttosto che la nostra città. Allora, tu in squadra è una persona importante come Aldo Penna, conosciuto, impegnato in passato, lo ritrovo con piacere di nuovo in prima linea, tra l'altro con un compito veramente gravoso, il verde. Allora io, siccome sono innamorato per esempio del Parco della Favorita, sono innamorato del, ora lo provoco, della Piana dei Colli, sono innamorato di tutta la zona che riguarda Sciaculli, appunto dove ci vogliono costruire il tardivo, cioè il tardivo di Sciaculli, poi vogliono costruire la, il nuovo cimitero, insomma vogliono creare parecchi problemi a questa città che ritengo bellissima. Il fatto che tu indichi Aldo Penna mi dà sicurezza da questo punto di vista nel caso in cui tu riesci a vincere, devo dire una lotta ancora molto molto incerta, sì. Effettivamente i tre candidati hanno la possibilità, insomma mi riferisco a te, Orlando e Ferrandelli, di recitare un ruolo importante. Quindi Aldo, veramente sono contento della tua presenza. Ti ringrazio delle parole di stima. Il verde di Palermo è troppo importante, la Concadore sempre, al di là dello scempio che ha fatto Zamperini, per me è uno scempio. Sì. Allora guarda, ti rispondo come così, sì, in questa mappa... Anzi per... scusami, prego, l'ultima, prego. Poi non ti interrompo più, no. Speriamo che riusciate a non fare costruire... nell'ex cotoneficio siciliano, perché sarebbe anche siamo stati una primi, vergogna incredibile. I primi a opporci, si continuano a fare ad approvare varianti, perizie, ma anche, di varianti. Anche nell'ex Salamone Pullara, diciamo, sì. la questione è stata anche riattivata. Fa piacere vedere che il problema è insomma, la vostra attenzione, assolutamente sì. Si sarebbe da perdere tutte le speranze. Allora, brevemente. Non mi interrompo. Allora, nella mappa per la mappa per la felicità, che è il nostro programma, è stato fatto per un semplice motivo, perché questa città ha un deficit di felicità, ed è un deficit che per quanto riguarda il verde è macroscopico, perché una delle cose che aiuta a stare bene, ad essere meno ingiusti con se stessi e con la vita, è proprio quando tu puoi programmare la tua giornata e il tuo vivere quotidiano anche con una passeggiata, con la possibilità di portare tuo figlio in un parco, di fargli respirare un'aria diversa. E questo in città, a Palermo, è difficile. È difficile se non impossibile, perché se ci sono solo pochissimi luoghi deputati a questo. E tu se scorri i dati, ti accorgi che in effetti questa città è davvero povera di verde, è circondata dal verde, ma non di quel verde che tu puoi fruire, dove tu puoi andare. Abbiamo 3 metri quadri solamente per cittadino, contro i 15-20 di altre città. Ma poi se guardi l'opportunità incredibile della Favorita, sprecata, perché da anni si costruiscono programmi e da anni questi programmi diventano carta o semplicemente buone intenzioni, mentre qui noi abbiamo modelli che guardiamo dalle altre città, uno dentro la nostra città che è il Parco di Torre, un parco preso dai cittadini, curato dai cittadini e fruibile da tutti. Ma abbiamo esempi anche fuori, a New York per esempio, lo diciamo sempre, e noi vorremmo, proprio perché si somigliano nella grandezza, che la Favorita possa divenire il Central Park di Palermo, quindi con le dotazioni, facendo appello finalmente ai cittadini.
senza immaginare diciamo gestioni da parte del pubblico che sono state fallimentari, perché la dimostra. Sai quanti sono gli addetti al verde della città di Palermo? Forse la gente non lo sa, sono 900, sono una cifra immensa, sono un battaglione che potrebbe combattere e vincere tante battaglie e invece viene sconfitto giorno per giorno dalla incapacità di rendere il verde fruibile. Questi sono i dati. Noi abbiamo spazi verdi in ogni quartiere periferico, ci sono stati programmati, ma sono lì abbandonati, coperti da erbacce, da rifiuti, e questa è una delle cose prioritarie che faremo. Quello che quando si libera uno spazio si celebra, sì, come se fosse una vittoria, non che è la constatazione di quanto non si è fatto. Questa cosa. Giunta ha aperto un solo spazio verde in un quartiere, ma ne ha chiusi tanti altri. Il parco Cassarà, l'incapacità di aprire il parco Libero Grassi e così via. Sul piano del deficit, cioè sul piano del verde, è estremamente deficitario. Dobbiamo recuperarla, facciamo parlare anche gli altri. Alessandro, chi c'è dietro di me? Oppure Adriano Varrica, quindi così andiamo, lui si interesserà di ambiente, ecco, e rifiuti, quindi una cosa anche particolare in una città come Palermo. E allora, Adriano. Sì, buongiorno. Allora, sulla questione rifiuti, la nostra parola d'ordine è normalità. Noi vogliamo portare questa città ad una gestione normale dei rifiuti. Ci abbiamo lavorato per gli anni, paradossalmente negli anni passati ci sono degli atti che lo testimoniano, abbiamo cercato di lavorare a supporto dell'amministrazione uscente per dare tutto diciamo il nostro appoggio affinché si facessero quelle 3, 4, 5 cose che si fanno oramai in tutte le città diciamo di grandezza pari a Palermo per la gestione dei rifiuti, infatti non ci stiamo inventando nulla di particolare. L'amministrazione purtroppo, nonostante ci siano degli impegni di legge, dei protocolli e degli obblighi che loro devono seguire, purtroppo non ha realizzato nulla di tutto questo. Il risultato è chiaro, quando Orlando si è insediato la città aveva una differenziata al 10%, nonostante siano giunti i finanziamenti per Palermo Differenzia 2, quindi l'estensione del porta a porta ad altri 130.000 abitanti e tanti altri fondi legati a Bellolampo, purtroppo la differenziata ad oggi si stima sia giunta, secondo diciamo, fonti del comune, quindi non sono fonti ufficiali, al 15%. Considerate che l'obbligo di legge è di dovremmo essere già giunti oggi al 65%, già tutte le città importanti, anche città diciamo, del sud come Napoli, hanno raggiunto delle percentuali assolutamente importanti. E voi ritenete che si possano raggiungere questi obiettivi qui a Palermo? Guarda, c'è sempre una parola che viene, anzi una frase che viene detta per scaricare la responsabilità, dicendo che i palermitani non sono pronti ad affrontare l'incubo della differenziata. Bene, questa è un'assoluta falsità. E lo dimostrano i dati, noi non ci inventiamo niente, lo dimostrano i dati. Quando è partito Palermo Differenzia 1, quindi il porta a porta a Palermo, è partito però con l'assistenza degli operatori che facevano formazione e informazione e controllavano effettivamente che la differenziata venisse fatto bene, i risultati dicevano che Palermo aveva raggiunto i livelli di una città assolutamente civile. Stessa cosa è successa a Borgo Nuovo quando hanno fatto partire il progetto di differenziata di prossimità, quindi fondamentalmente con cassonetti, che è ancora più complicato. Però anche là, facendo formazione e informazione ed educazione presso il quartiere, i risultati erano assolutamente eccellenti. Raggiungere. Perfetto, allora, Ugo, 37 sindaci pentastellati governano in Italia, hanno fatto cose incredibili, mi pare che è stato dichiarato ieri da te o da Di Battista, forse tu l'hai detto. E allora, sì, allora siccome, questo fatto di queste esperienze precedenti, cosa ti fanno pensare? No. Se ti aiutano oppure se no, può essere un ostacolo? Ma il Movimento 5 Stelle... Parliamo della Raggi, Raggi e Appendino, parliamo pure di Patrizio Di Livorno, Cinque. Possiamo parlare di Pomezia, cioè, diciamo, possiamo parlare di tantissime perché realtà. Perché la cosa che si fa, cioè non hanno esperienza, non possono governare. Ma anche su questo, il sistema del Movimento 5 Stelle è un sistema proprio collaborativo, che promuove quindi la condivisione di esperienze, la cooperazione piuttosto che la competizione. Cosa significa questo? Significa concretamente ovviamente che le buone pratiche che sono realizzate per esempio in altri comuni ben possono influenzare l'esperienza che noi avremo nella nostra amministrazione, però i dati parlano chiaro. In tutti i comuni in cui è arrivato il Movimento 5 Stelle, dopo decenni di gestioni
di vecchi politici e di vecchi partiti che hanno quasi sempre creato buchi economici nei bilanci e nelle casse dello Stato, una cattiva ripartizione delle risorse. Il Movimento 5 Stelle, i governi della città del Movimento 5 Stelle hanno prima di tutto messo a punto e messo sistemato i conti, e purtroppo della sistemazione dei conti ce ne dovremmo occupare pure a Palermo, perché le casse del comune di Palermo non ce la contano assolutamente chiara. Hanno permesso una razionalizzazione delle spese che ha ulteriormente reso possibile l'impiego di risorse per le politiche sociali della città. Faccio degli esempi. Livorno, dove è stato creato il reddito di cittadinanza dopo che è stata razionalizzata la spesa pubblica. Fondamentale. Gli esempi che sono stati fatti anche a Torino e a Roma, dove sono stati realizzati, per esempio a Roma, un piano di rifacimento di strade e delle buche che non è mai visto quella città in 50 anni di governo di centro, destra, sinistra, a Roma. A Torino sono state fatte tantissime iniziative, quali quelle per esempio dell'impiego di risorse sulle periferie, oppure piuttosto ancora come l'incentivo per lo svolgimento di attività artigianali, cioè per evitare che le attività artigianali muoiano e si possano trasferire quindi questi saperi, queste conoscenze da padre in figlio. Li hanno incentivate, quello che faremo anche noi qui, e questa per esempio proposta noi l'abbiamo colta da una buona pratica realizzata a Torino. Quindi insomma, dire adesso c'è sempre la chimica arenella da sfruttare, ma che ci volevano, fare? Quante cose io quando ci dicono fare? Ma voi non sapete, ma voi sarete in grado di governare, ma noi certo che saremo in grado di governare, governeremo molto meglio di come si è governato in questi 20 anni, anche perché, e questo è bene che i cittadini lo comprendano, governeremo insieme ai cittadini stessi che saranno protagonisti del cambiamento. Facciamo parlare Alessandro Cacciato, invece lui si interesserà di innovazione e politiche giovanili, l'abbiamo detto. Sì, ho detto bene, Alessandro Cacciato, non vorrei sbagliare. Sì, l'obiettivo è quello di rompere un uso, no, che di solito si ha nell'affrontare le questioni giovanili, perché molto spesso si parla di giovani, però quasi mai si parla con i giovani. Che cosa vogliono realmente i ragazzi oggi, in questo periodo dove si stanno allineando per la prima volta nella storia tecnologie a basso costo che possono essere fruibili da chiunque attraverso la rete web e un'informazione molto diffusa attraverso i social network? Oggi questi strumenti ancora vengono visti come il luogo del tempo libero, dove poter guardare che cosa succede attorno a noi. Invece si sono dimostrati essere degli strumenti assolutamente utili per cominciare a pubblicizzare, a diffondere, a conoscere tutte quelle tecnologie che arrivano e arriveranno sempre più velocemente. E allora un'amministrazione attenta a tutto questo deve ascoltare, e un ruolo principale è quello di facilitare. Allora, chi ci ascolta a casa, quindi le famiglie, sicuramente avranno dei figli che trovano e faticano ad entrare nel mondo del lavoro, e si trovano dall'altra parte l'attore pubblico che costantemente mortifica ogni iniziativa perché non conosce, semplicemente non sa che cosa c'è bisogno per cavalcare un qualcosa che nasce diverso e continuerà a rivoluzionarsi continuamente. E quindi ci vuole una conoscenza, un bagno di umiltà per capire che cosa serve. E siccome inizialmente noi non sappiamo quanti fondi avremo a disposizione, cominceremo a fare una cosa molto semplice: utilizzare l'esistente. Ad esempio, le biblioteche che quotidianamente sono aperte ma non vengono fruite massa. Sintetizziamo: massima attenzione ai giovani. Massima attenzione ai giovani e a quello che già Palermo ha in termini di luoghi comunali che possono essere aperti, e delle associazioni, che molte associazioni no profit già stanno vivendo questa innovazione, e serve che queste persone entrino a contatto con l'amministrazione pubblica e con quelle persone che ancora non hanno agganciato il nuovo. E parlo dei GDG, sviluppatori di Google, che sono associazione no profit presente sul territorio, i Fab Lab, incubatori di impresa universitari, ovvero tutte quelle persone, giovani e meno giovani, perché attenzione, ci sono anche i meno giovani che hanno dimostrato di essere menti illuminate, che noi vogliamo coinvolgere assolutamente. Allora, al di là delle battute, Annalisa Giampino, io sono tentato sempre di provocarla, perché già io ho detto alcune cose e lei ha capito bene cosa. Cioè, io ho un'idea del territorio. Per me Palermo è un territorio bellissimo,
Assolutamente. Cioè che si può recuperare, io addirittura io sono un pazzo scatenato, io per esempio smonterei gli anelli superiori dello stadio della Favorita, allora mi metto contro tutti i tifosi, ma non è questo, perché facendo determinati tipi di operazione noi rilanciamo la città. Lo stadio si può costruire ovunque, fuori la città, se c'è la città metropolitana. Esatto. L'idea deve essere questa, là noi dobbiamo riportare quello che era la Palermo di un tempo, riportare, togliere l'asfalto e creiamo magari un tunnel, ma unire per esempio la Favorita con Villa Castelnuovo, con Villa Bordonaro, con Piazza Niscemi, è questo il senso della città nuova, con Villa Spina, Palazzina Cinese, dobbiamo... Appunto, per ridare il verde, ridare il respiro alla città, dobbiamo portare avanti dei progetti innovativi che saranno magari, andranno in contrasto con determinati interessi dei ragazzotti della zona. Ma se noi vogliamo bene a Palermo, dobbiamo avere il coraggio, ecco, questo è il coraggio, di dire questa cosa. Gli altri non lo diranno, lo dico io, forse domani mi faranno qualche attentato. Ma ci posso no, fare. Assolutamente. Perché dico cose di un certo tipo. Ma assolutamente, bisogna avere... Io comprendo bene, ma... Questo. Non esistono luoghi brutti, neanche le periferie sono luoghi brutti, il problema è riconoscere gli angoli di bellezza. Ecco perché quando lui scrive felicità, magari gliel'ha suggerito Aldo, io mi appassiono perché in questa parola felicità come bellezza, cioè la bellezza salverà il mondo e poi facciamo tutte le porcherie, ma perché utilizziamo delle frasi che poi non corrispondono a quelli che sono i nostri sentimenti? La politica è pure sentimento, ma è un sentimento che deve essere realizzato. Assolutamente, ma infatti il progetto di intervento parte proprio da quelle che sono le piccole pillole di bellezza, come li definisce Cucinelli, cioè piccoli interventi puntuali che possono essere in prima istanza il recupero di tutte le aree verdi abbandonate. Palermo ha uno straordinario patrimonio di verde che forma quasi un anello che lo circonda e che potrebbe essere dal Parco del Fiumoreto, intercetta il verde agricolo di Esciaculli, tutta una serie di altre aree agricole, fino ad arrivare alla Favorita, ai grandi polmoni e ai parchi centrali. È uno straordinario sistema che però allo stato attuale non è pensato come sistema. Se noi pensiamo al polo universitario, non penso al polo universitario staccato, uno staccato dall'altro, il policlinico in un posto, è tutta un'operazione comune, è un'isola universitaria e deve essere considerata come tale. È questo quello che mi fa impazzire, che non si riesce a capire. Esatto, ma noi infatti anche l'operazione del cotonificio vuol dire che in questa città ancora non c'è la cultura della bellezza. E allora cioè, candidarsi a capitale... Invece di recuperare Pizzosello andiamo a danneggiare un posto dove c'è già una densità di popolazione che è immensa, perché c'è la Marinella e c'è lo Zen. Assolutamente. Ma siccome non i magistrati non sono interessati indubbiamente a questa cosa, li lasciamo divertire. Non è assolutamente un'area che potrebbe sopportare questo ulteriore carico urbanistico. E è una è la speculazione prima. È speculazione, ma sempre questa è stata la politica urbanistica a Palermo. Attraverso le cooperative, non ha significato. È assolutamente una politica urbanistica a Palermo che ha un drammatico segno di continuità dagli anni 60 ad oggi. Sono operazioni di speculazione. E allora candidarsi a capitale della cultura significa anche rinnovare la visione culturale di questa città e non riconoscere la bellezza del cotonificio piuttosto che il linguaggio del contemporaneo del negozio di Salamone e Pullare. E ragionare sempre con provvedimenti emergenziali di blocco della demolizione, perché non si è avuto prima un progetto sistematico di riconoscimento della bellezza in questa città. Parliamo di una zona, diciamo, la Piana dei Colli, dove già è stata massacrata dal centro commerciale. Sono state danneggiate tutto l'ambiente che c'era attorno alle ville del Settecento. Sono 60 ville tra Partanna, Mondello, e poi Mezzo Morreale, Villa Tasca e Bagheria. Non è stata portata avanti un'operazione del genere e più non si è pensato di risanare Pizzosello, che ci sono dei modi di intervento. Ugo, non ti voglio levare spazio. No, sono io il candidato. Ma infatti diciamo, parliamone, nel senso che tu stai... esprimendo una visione che... Ho preso spunto dalla parola felicità. Ma tu hai espresso visioni e considerazioni che sono assolutamente in linea con il percorso che stiamo facendo noi, ma devo dirti che sono in linea soprattutto con il pensiero dei più
dei cittadini palermitani, perché quello che è successo in questi anni a Palermo, ed è un'inversione di marcia a cui noi tendiamo e vogliamo puntare molto, è stata che la creazione di questi grossi centri commerciali come il centro Conca d'Oro, per carità, noi non siamo ovviamente contrari ai centri commerciali, però in questa città sono sorti in poco tempo, in pochi anni, 4 grossi centri commerciali, tra l'altro tutti in deroga a un piano regolatori generali, perché non sono mai stati costruiti all'interno di una visione unitaria, e questa è una responsabilità della politica enorme, che hanno ovviamente tra l'altro messo in crisi quello che era il tessuto commerciale di questa città. Quindi tu vedi intere vie, ma anche Viale Strasburgo, sì, esatto. Tutte le zone limitrofe anche a questi centri commerciali sono stati stravolti, centri commerciali che sono aperti 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera. Il Movimento 5 Stelle aveva fatto pure una proposta che, applicando una legge anche è stata realizzata in Francia, prevedeva la chiusura anche degli orari di chiusura dei centri commerciali per ritornare a una vita più normale e anche a tutelare, diciamo, il benessere delle famiglie, perché e le relazioni sociali. Ora noi dobbiamo ovviamente ricostruire, ricostituire, riprogettare il nostro territorio, la nostra comunità, tenendo conto che alcune cose sono fatte, purtroppo non si può tornare indietro, ma certamente possiamo anche puntare per una riattivazione, di quel tessuto urbano che però ha origine anche da una rigenerazione del senso di comunità. E allora, velocemente, abbiamo 2 minuti, ci siamo mangiati il tempo velocemente. Allora, Aldo Penna, velocemente, perché bisogna votare Ugo Forello e Movimento 5 Stelle. Bisogna votare sul piano Ugo Forello, bisogna votarlo perché ridarà speranza alla città, una speranza che già c'è, e soprattutto quel concetto, come abbiamo detto, di felicità lo porterà a camminare sulle gambe, non solo ad essere un sogno per il futuro. Alessandra Costantino, così diamo la possibilità. Sono dispiaciuto che non c'è stata la possibilità di dire tant'altro, però coinvolgere tutti è stato secondo me importante. Molto positivo. Perché appunto non è solo Ugo, bisogna far capire agli altri che c'è una squadra realmente che lo sostiene, che può portare avanti argomenti importanti. Allora, perché votare Ugo però? Perché votare Ugo? Perché ancora per i cittadini palermitani c'è la speranza di vivere bene e di vivere meglio e di vivere bene. E non dobbiamo abbandonare questa città. Adriano Varrica. Perché finalmente potremo vivere in una città pulita, in cui effettivamente anche i servizi che in tutte le altre città europee sono garantiti e che noi paghiamo, potremo averli anche noi. Annalisa. Perché attraverso per esempio il regolamento su beni comuni urbani che ha intenzione di approvare il futuro sindaco, darà la possibilità ai cittadini di prendersi cura della cosa pubblica, come dice Marzia Sen, la fioritura, questo prendersi cura consente la fioritura della persona, che è poi il fulcro della felicità. Alessandro Cacciato. Il professore De Toni diceva che l'innovazione è un atto rivoluzionario andato a buon fine. Dunque, per cavalcare l'innovazione bisogna avere gli strumenti, siamo sicuri che con Ugo questi strumenti li abbiamo, li conosciamo, ma con umiltà vogliamo conoscere gli altri, con i cittadini, per cambiare Palermo. Ugo, io invece ti faccio gli auguri, che mi sembrano la cosa più importante per questa battaglia che stai portando avanti. Grazie. Senza togliere niente a nessuno, veramente sono contento che tu sia stato qua per poter far conoscere un aspetto che magari non era emerso di Ugo Forello. Quindi grazie. Io ti ringrazio, la forza, come vedi, invece di Ugo Forello è la squadra, è il gruppo, è il percorso collettivo, e i cittadini che ci ascoltano li invito anche a continuare a partecipare alla nostra campagna elettorale, perché mercoledì alle 21 saremo con Beppe Grillo davanti al velodromo in una grande iniziativa che ha anche un valore concreto. Ci dobbiamo fermare, siamo andati oltre. Quindi vi ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti.